È l'una e uno di notte e registro a caldo, ancora relativamente a caldo. Spero che possiate apprezzare questo sacrificio notturno, dato che domani, tra l'altro, quando voi vedrete questo video, sarà il mio ultimo giorno di lavoro. Quindi la sveglia alle 7 c'è e dormirò poco e male per colpa della Juve. Un mi piace, mi sembra d'obbligo. Vorrei iniziare subito. Penso di avere già detto tante cose su Massimiliano Allegri, sia nel post partita a caldo, ok? Vi lascio comunque il link qui sopra nelle schede, sia nella live reaction. Avete visto tutti e due i video, sono stati pubblicati subito dopo il termine della partita. Se non avete ancora visti, appunto, nelle schede troverete tutto. Evito di tornare sull'argomento, do solamente il voto che è veramente basso, è un 3,5, 3,5. Io credo che l'abbia veramente preparata male. Più ci ragiono, davvero. Anche ieri sera in live, che per me è qualche minuto fa, il live con Sequel e Gabbo, parlavamo di questa cosa, no? E continuavo a dire: perché vai a Stamford Bridge per difenderti con due linee da 4, se i 4 a metà campo sono 4 mediani di quantità anche? La risposta è: perché non vuoi prendere gol. Benissimo, ci sta. Nessuno è qui a dire che devi andare a Stamford Bridge a insegnare il calcio al Chelsea campione d'Europa. Nessuno, o almeno un matto con questa Juve, pensa di prendersi su adesso, in questo momento, e andare a Stamford Bridge a insegnare al Chelsea a giocare a pallone. E ci sta a soffrire, ci sta a coprirsi, ci sta a difendere. Però una certa devi anche pensare che devi fare gol. Quali erano le idee stasera per fare gol? Perché io capisco Chiesa in quella posizione, attaccante, dato che anche all'andata era stata un po' la chiave che aveva scombussolato tutto. Però penso anche che se sugli esterni, quando riparti, riparti con Rabiot e McKennie, già che gli altri vanno come i cacciabombardieri sulle fasce. Cioè loro sugli esterni vanno ai 2000 all'ora. E noi, con Rabiot e McKennie, sugli esterni. E cosa pensiamo di fare? Punto di domanda. Qual era la chiave tattica? Vincerla con l'episodio? Può accadere. Era già accaduto con la Lazio, ancora prima con la Fiorentina. Però io penso che sia necessario sapere prima il modo in cui. L'occasione grossa l'hai pure avuta con Morata nel primo tempo. Però stiamo parlando di una singola occasione, nel corso di una partita, nei 90 minuti. O se no un tiro in porta c'è stato con McKennie quando ormai eravamo già 3-0. Quindi la sensazione è che ieri sera Allegri sia davvero andato a Stamford Bridge con l'idea di pareggiare per 0-0, mal che vada di perdere 1-0 per mantenere comunque un certo tipo di vantaggio, senza l'idea di doverla fare gol. È davvero. Oh, ragazzi, e quante volte vi ho detto non lasciatevi ingannare, ma è la prima vera volta che penso non volevamo vincere la partita. Non mi era mai capitato di pensare: la Juventus prepara la partita per non vincerla. Col Chelsea ho avuto questa sensazione, perché non c'era veramente modo di. Non abbiamo praticamente mai giocato la palla nella loro metà campo in maniera significativa, eh. Quindi io non penso che ci siano possibilità di difendere Allegri. Poi io, ovviamente questa è la mia presa di posizione e ribadisco ancora relativamente a caldo e aspetto i vostri commenti che potranno provare a spiegarmi, perché io non sono qui a volervi convincere, vendervi una verità. Questa è la mia verità, questa è la mia sensazione dopo aver visto la partita, ma sono veramente aperto al dialogo per capire come secondo voi invece era stata organizzata sta partita. Però due linee da 4 con 4 mediani a centrocampo sugli esterni, Rabiot e Bentancur contro i loro esterni, scusate, Rabiot e McKennie. Poi domande me le faccio. Szczęsny 6,5, perché secondo me Szczęsny ha fatto una buona prestazione, sarà uno dei voti più alti, ci ha salvato anche in alcune occasioni, perché il vantaggio del Chelsea poteva essere ben più ampio dei 4-0. E mi dispiace anche sentire le polemiche sul primo gol. Se davvero dopo una serata del genere noi ci portiamo dietro le polemiche sul primo gol, abbiamo perso, eh. Abbiamo perso. Abbiamo perso perché il calcio diventa una cosa in secondo piano rispetto alla moviola. Se anche stasera, se
sul 4-0 per il Chelsea che ci ha disintegrato, parliamo del VAR, dell'arbitro, degli loro arbitrali, di com'è, abbiamo perso, il calcio ha perso e ha vinto la Moviola. Quindi guardateci voi di cosa vogliamo parlare, perché Szczęsny che prende 6,5 quando ne prende 4, secondo me è tutto un dire. Bonucci di Ligt 5-5, il terzo gol che prendiamo, ragazzi, è di una bruttura in cui tutta la difesa della Juventus è colpevole, sia Bonucci che De Ligt, io non faccio fatica anche un po' a metterli su piani diversi, ma forse perché sono ancora un po', non è mai bello fare le pagelle a caldo, però passatemele, soprattutto in una serata disastrosa come questa. 5-5 per i nostri difensori centrali, così come do 5 anche a Cuadrado, che si è visto veramente poco in fase di spinta, proposto veramente poco, dietro ha ballato, poveraccio, perché c'era da ballare. Non la serata migliore di Cuadrado, da ex nel suo vecchio stadio, non la serata migliore di Cuadrado. E poi qua mi alzo in piedi, qua veramente mi alzo in piedi, mi alzo in piedi, metto le mani in tasca, perché non, guarda, non voglio far vedere la mia faccia mentre parlo di Alessandro, vedrete solo le mie mani che gesticolano. Mi sono scritto degli appunti sul blocco note e anche il titolo della live reaction di ieri sera. Gol del 2-0, Sandro va su Ziyech, che è già marcato da De Ligt, con James liberissimo che fa gol. E te dici, e che cazzo di diagonale fa Alessandro lasciando libero l'uomo che deve marcare perché è suo e andando a marcare uno che è già marcato a De Ligt, e comunque De Ligt non la prende di testa e fa andare la palla di là dove dovrebbe esserci Alessandro e non c'è. Pochi minuti dopo, sul 2-0, Alessandro va su, passeggiando tutto bello allegramente, perde palla e dice, beh, ho perso palla, provo a recuperarla con interventi scivolata. Intervento goffo in scivolata, cade, perché sembrava Pippo, quello di Topolino, cade dopo che è andato su, perde palla, intervento goffo, cade, rientra i due allora, è in posizione, la difesa della Juventus è in linea, lui no, lui sta su dalla linea, sta su con un bel lancio lungo a cambiare campo, ancora una volta l'uomo nella zona di Alessandro è libero perché lui era su e non è nemmeno andato a coprire il suo uomo dopo che era rientrato ai due allora, perde l'uomo, la palla viene messa in mezzo, le comiche dei difensori centrali, comiche di tutta la retroguardia di Juve, 3-0. Ora mi posso sedere. 3,5 anche per Alessandro. Mamma mia. Mamma mia. 6 per Locatelli, uno dei pochi che si salva in questa nottata. Bah. La palla per Morata è bellissima. Qualche gestione del pallone, ok. Qualche imprecisione. Stiamo parlando di un 6, di una sufficienza. Di una squadra che perde 4-0 in trasferta. Rabiot, 4,5. Per essere onesto intellettualmente e dire che ha fatto meglio di Bentancur. Quindi 4,5. Ci sono state un paio di cose fatte bene, ce ne sono state tante fatte male. Ancora una volta Rabiot esterno, ragazzi, non mi stancherò mai di dirvelo. Non sono in grado di comprenderlo, perché non so di cosa vogliamo sfruttare, non lo so. Cioè, non lo so, forte di me, non lo capisco. Cioè, sono convinto di essere io a non capirlo, Sono convinto. Me lo spiegheranno, un giorno mi diranno, guarda, Rabiot esterno, perché 1, 2, 3 e 4. Non sto dicendo che... Sto dicendo che io non sono in grado di capirlo. Sto mettendo i miei limiti. 4,5. 4 a Bentancur. Sciagura. Sciagura. Cose fatte bene da Bentancur a Stamford Bridge. 2 punti. Tocca a voi nei commenti. Fill in the gap. 2 punti, puntini, puntini. Rispondetemi. E per un momento ho visto il retropassaggio a Szczęsny col Porto. Fatto il segno della croce, abbiamo coperto in 200 in difesa per recuperare quella roba lì. McKennie, 6,5.
io ho visto tante pagelle di persone che hanno analizzato, no? La partita, e ho visto che praticamente tutti stanno dando insufficienza a McKennie. E io posso capire sul 4-0 che la sbaglia McKennie, il gol del 4-0 lo prendiamo anche per colpa sua, tanto per colpa sua. Però per il resto della partita, secondo me, ha fatto una buona partita. Anche in un ruolo non suo. È uno dei pochi a crederci, uno dei pochi a inserirsi, a correre, a lottare. Anche uno ha tirato, anche l'unico tiro in porta che facciamo, oltre a Morata, è il suo. Io non me la sento, anzi, secondo me è stato il migliore in campo a Stamford Bridge. Però anche qui sono disposto a ricredermi, forse perché, non lo so, secondo me davvero McKennie non ha fatto una brutta prestazione, secondo me è da 6,5. Arthur 5,5, entra, non riesce a cambiare marcia, poveraccio, non è che dico che sia colpa sua. Federico Chiesa, desaparecido, fantasma, ectoplasma, non c'era Federico Chiesa, anche quelli forti sbagliano, non è stata la partita di Chiesa, ne siamo pienamente consapevoli, andiamo avanti, sperando che dalla prossima possa tornare il Federico Chiesa che conosciamo, perché abbiamo estremamente bisogno di Federico Chiesa, e forse stasera definitivamente bocciamo il discorso Chiesa in quella posizione lì, delle due. Cerchiamo di inventarcelo comunque sull'esterno, che sia a destra o a sinistra, perché a destra o a sinistra dove lo metti? Federico Chiesa fa la prestazione. Seconda punta, poche volte l'ho visto veramente determinante. Ed è un peccato perché all'inizio sembrava anche un'opzione valida. Però a forza di dai, mi sembra che faccia un po' fatica in quella posizione lì. 5,5 di Bala, che anche lui entra, poveraccio, entra sul 3-0. E anche qua... Mi sembra la chiara indicazione del ok, ora che abbiamo preso il terzo sarebbe anche ora di farne uno noi per metterci a posto la classifica. Non il modo migliore di ragionare, secondo me, se sei la Juventus, anche se sei Stamford Bridge e anche se sei contro il Chelsea, campione d'Europa in carica. Dossier Morata, che so che è un voto strano dare 6 a Morata in una partita del genere, ma Morata ha fatto la partita peggiore che un attaccante può avere come richiesta. Là, da solo, cazzi tuoi, tieni sul pallone, lotta, appoggiati, di testa, prendi il fallo. Disastro, le partite che gli attaccanti non vogliono mai fare, e Morata non è quell'attaccante lì. Non è quell'attaccante lì. Se gli fai fare quel lavoro lì, Alvaro Morata fa una fatica da porco. E comunque ci ha provato. Ha lottato, è stato impreciso un sacco. L'unica grande occasione nasce da lui. E lui fa di tutto per metterla a terra dentro. Poi non entra, Thiago Silva fa un intervento da fenomeno. Bravo lui, più bravo di noi. Però io non me la sento di dire che Morata ieri sera è stata una sciagura. Perché la partita che gli è stata chiesta era complicatissima e ha fatto quello che poteva fare. Da solo, isolato come un cane, con Chiesa che non si è vista. Anche qua sbaglierò, non lo so. Sto cercando di essere il più onesto possibile, il più sincero possibile. Cercando di buttarvi in faccia l'analisi della partita che ho visto io. Ripeto ancora una volta, le pagelle a caldo sono sempre un casino incredibile perché sono a caldo e quindi sei ancora molto agitato. Soprattutto dopo che perdi 4-0 in Champions, è proprio una roba, un bijou. Moise Kean, 5,5, ma 5,5 perché come Dybala, come Arthur, poveracci, ma questi entrano, Kulusevski e De Vint non li nominiamo neanche, che hanno giocato 10 minuti, poveretti. Però entrano, Kean un po' nervoso, 2-3 falli, spintonate, che dobbiamo chiedere, poveraccio sto qua che entra su una partita ormai andata, perso 4-0, andata, ok, e ora di pensare all'Atalanta, dove lì veramente... Non ci sono dei jolly da giocare, calcoli da fare, ma chissà quanti ne possiamo prendere. No, c'è da fare i 3 punti. Sarà più facile prepararla così? Me lo auguro.